Eccoci, buonasera amici dell'Eco in diretta, ben ritrovati per questa puntata del nostro talk. Un saluto a chi ci segue sul canale 75 dell'Altra Corriere TV e a quanti sono in linea, eh, in onda sulle frequenze streaming eh, dell'Eco dello Ionio. Stasera continuiamo. Quella, il, nostro, il nostro percorso di consapevolezza nella riscoperta dell'identità della Sibaritide e della Calabria del Nord-Est, eh, mercoledì ci siamo soffermati su, quelle che, su quelli che sono i temi dell'antica Sibari eh, e sulla, diciamo, un po' quella che è per sommi la visione di sviluppo del territorio della Sibaritide, stasera invece ci immergiamo immergiamo le mani nell'identità nell culinaria del nostro territorio, lo facciamo col maestro Daniele Campana, maestro pizzaiolo eh, anche se credo non sia proprio il termine giusto per definirlo eh, perché lui in realtà è un'eccellenza che quotidianamente col suo lavoro riesce a valorizzare quella che è eh, diciamo eh, l'identità culinaria eh, produttiva del nostro territorio. Daniele Campana, eh, tu diciamo hai in qualche modo ti, hai, hai concentrato la tua attività lavorativa su un must che è quello di utilizzare quanto più possibile prodotti a chilometro zero. Allora, grazie mille per l'invito e per l'opportunità di parlare di questo mio progetto che tengo a cuore tantissimo, nato 32 anni fa con la, con la mia famiglia e con i miei genitori. Perciò non vengo calato dal, dal nulla all'interno della ristorazione. Mio papà è stato un grande cuoco, mi ha dato delle basi e su queste basi ho costruito il mio percorso. L'idea di portare avanti questo discorso del territorio non è nata perché mi sono improvvisato oppure perché ho, ho scoperto qualcosa di nuovo. Sono stato soltanto intelligente ad andare a, a ricercare quei prodotti che hanno reso unico il nostro territorio agli occhi esterni della comunità locale. Perciò l'olio, il pomodoro. I, le olive, i formaggi, i salumi, gli insaccati, qualsiasi cosa che poteva essere funzionale al mio progetto di valorizzazione del territorio, viene usato all'interno della mia pizzeria. E questo ovviamente non è sfuggito a, diciamo, a, a chi è davvero intenditore della materia del chilometro zero come la condotta solo food eh, tu infatti eh, fai parte dell'alleanza dei cuochi eh, di, di, questa, di, questa, di questa di questa grande associazione che ricordiamo nasce per valorizzare, promuovere e tutelare quello che è il eh, territorio e territorio. l'eccellenza. Allora, questo questo dell'alleanza dei Cuochi è un progetto che è nato e mi ha coinvolto quest'anno. Perché comunque hanno recepito quello che noi facciamo in modo interessante. Tra le cose più belle, del quale credo di potermi vantare è quella di aver creato una pizza appositamente creata per, per valorizzare l'olio extravergine d'oliva la dolce di Rossano, che comunque è un preciso Slow Food e soprattutto ha delle caratteristiche uniche, essendo una monocultivar che viene coltivata soltanto dalle nostre zone. Perciò mi dà un valore aggiunto a quello che faccio quotidianamente sulle mie pizze, perché quando vado in giro, perché comunque adesso vengo chiamato, perché sono attenzionato dai, dai media, comunque hanno interesse a capire perché questo, questo pizzaiolo fa questo discorso e perché usa queste materie prime, perché questa pizza è così buona. Perché questa pizza effettivamente dietro di sé si porta tutto un bagaglio culturale di tutte le persone che sono coinvolte nella produzione di questi prodotti che poi vado ad usare su questa pizza. Perciò la dolce di Rossano mi ha completato un prodotto che inizialmente poteva sembrare banale, come la pomodoro di campana. Ah, perciò vengo identificato per questo prodotto e in modo particolare per la semplicità con la quale sono riuscito a creare questa cosa semplicissima ma buonissima, che è questa pizza fatta con il pomodoro 100% calabrese. È un'azienda di soverato e lui è stato bravissimo nel mettermi a disposizione un prodotto. Mondiale fatto con i pomodori San Marzano e con i pomodorini lui li coltiva e li lavora tutto a mano, perciò immagina che, che lavoro c'è che certo, dietro ovvio. e soprattutto poi avevo bisogno di dare un, un accento a questo prodotto. Mm -hmm. L'accento gliel'ho dato con questo olio extravergine d'oliva che mi fa impazzire perché ha delle caratteristiche, queste note leggermente amaroste, leggermente dolci. Sa un po' di mandorla, sa un po' di noce e poi soprattutto coordinata e messa sopra questa pizza il pomodoro rende il tutto strepitoso, buonissimo, poi l'origano selvatico della sila e dell'origano selvatico ne parliamo, ne parliamo fra un po' perché, perché lì c'è tutta un'altra teoria, no teoria, più che teoria, c'è una filosofia che è diventata, che si è poi concretizzata nell'inverno nell scorso. Eh, Daniele, tu lo ricordavi eh, poc'anzi, eh, grazie a questo lavoro che certo. in qualche modo hai reinventato nel, facendo leva su alcune declinazioni ehm, stai girando il mondo, Sto eh, girando il mondo sì. e quando giri il mondo ovviamente porti il tuo prodotto sulle tavole sui banchi eh, degli assaggiatori tutti restano meravigliati dei sapori autentici Barissimo. di questo Barissimo. chilometro zero però voglio capire come mai questi, a tuo avviso, ovviamente prodotti di nicchia come lo sono la dolce di Rossano, come l'olio di, di Cassano, certo. eh, o ancora il pomodoro, il pomodoro di Soverato, le nostre farine, i nostri salumi, come mai ancora nella grande distribuzione, in quello che è diciamo, il tetto del, del mondo culinario, vengono ancora... Non considerati per quello che sono. cioè ancora io, per esempio, mi imbatto con, uh, uh, con alcune persone che, quando sembrano parlare dell'olio di Rossano, comunque del, dell'olio calabrese e della sibariti, gli parlano di olio lampante. E, 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 diciamo, è, è una mezza verità. È una, è, una, è una mezza non verità, perché comunque dipende soprattutto eh, dell'utenza alla quale ti vai a rivolgere, perché noi facciamo solo ed esclusivamente prodotti di altissima qualità. Perciò è difficile anche per chi produce grande qualità, proporsi al mercato della grande distribuzione. Perché ti faccio un esempio banalissimo. Se tu prendi un olio comune che trovi un extravergine d'oliva su uno scaffale qualsiasi di un qualsiasi supermercato, non ha le caratteristiche dell'olio extravergine d'oliva. Ti faccio l'esempio della dolce di Rossano, ma perché... Voglio farti capire la differenza tra quello e quell'altro. Dentro l'olio, la dolce di rossano, fatta a rossano, c'è il valore umano che la rende unica. Oltre a tutte le caratteristiche, ha i difetti. Perciò l'artigiano accetta il difetto, lo rende partecipe della costruzione del suo progetto culinario, invece quell'olio che è destinato ai grandi scaffali non ha un'identità. È un olio piatto standard serve, bravissimo. Serve ad andarsi a collocare in quella fascia di mercato che il comune mortale identifica come l'olio extravergine d'oliva, ma non perché lo identifica come sapore, perché lo vede scritto sulla boccetta. Allora, nell'immaginario comune quello è l'olio extravergine d'oliva. L'olio extra d'oliva è la doccia di Rossano che fa X, magari viene visto come l'olio extravergine d'oliva, è eh, però è troppo forte, è eh, però è troppo piccante, è eh, però è troppo. Ha un sapore, il non sapore vince nella grande distribuzione, e poi quando scoprono i palati, bravissimi, si, si discostano dall'olio del, diciamo, dello scaffale. È Dicono, trovano la dolce di Rossano piuttosto che la cultiva cassanese? Beh, sì. Non la possono trovare nello scaffale perché le, le produzioni sono così di nicchia, così ristrette, che non avrebbe senso andarle a collocare certo. in, in, in quel mercato. Certo. Perciò dobbiamo iniziare a scoprire un pochettino anche noi culturalmente, questo lo dico perché fa parte comunque della nostra cultura, il fatto di ritornare indietro e di appoggiarci alle botteghe. Il supermercato deve diventare soltanto l'ultimo baluardo nella scelta consapevole che facciamo quotidianamente quando andiamo a comprare qualcosa, perché ci hanno standardizzato i gusti. Allora l'idea di avere un gusto standard, una produzione standard e un quantitativo standard tutti gli anni è il loro matra. Però per noi che siamo degli artigiani e capiamo perfettamente che non è possibile che X ci faccia tutti gli anni l'olio extravergine d'oliva, la dolce di rossano, sempre uguale, accettiamo il difetto, lo rendiamo Ovviamente, un pregio. Certo, Perciò certo. chi è intelligente, tra virgolette, oppure il gourmet, lasciami passare questo, questo termine, sì. è inflazionatissimo, voglia. Ah, oh, yes. è vero, è tutto gourmet no? adesso. Eh, sono, tutti, sono tutti gourmet, è vero. Allora, inflazionatissimo, questo, però il gourmet serio, quello che comunque ha il palato e ha la sensibilità, riconosce subito la differenza tra un prodotto standard e un prodotto identitario. E Daniele, con la condotta Slow Food, state, la condotta Slow Food eh, della del, Pollino Sibaritide, state portando avanti un, davvero un, un, un discorso di valorizzazione dei nostri prodotti importanti. Barissimo. Non siete solo una semplice condotta che vi incontrate diciamo, eh, con periodicità per discutere, confrontarvi sulle azioni da intraprendere certo. per la tutela, ma poi alla fine mettete in pratica anche una anche serie delle di iniziative importanti certo. eh, che vi vedono in prima linea nella difesa strenua del, del, prodotto, del prodotto locale. Assolutamente sì. Ecco Quante insidie c'è oggi nei nostri mercati, anche nei mercati locali, la grande distribuzione possa soppiantare alcune eh, diciamo alcuni prodotti che sono, che sono erano fino a qualche anno fa prodotti di nostra okay. eh, allora secondo me questo è un discorso abbastanza importante per chi ha tratto dal dio denaro mm. è il discorso che facevamo un pochettino prima allora se la grande distribuzione viene ti garantisce un tot di soldi mm. per avere un tot prodotto allora magari l'imprenditore visto che magari l'olio di nicchia non gli dà la redditività che lui vorrebbe, potrebbe, tra virgolette, cadere nel tranello di far parte di, 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 di questo discorso. La condotta invece ti tutela proprio sotto questo punto di vista, perché sotto un tot di soldi non può scendere la produzione del, della condotta. Perciò questa cosa è importantissima, perché certo. ti tutela sotto tutti gli aspetti, sotto gli aspetti economici e sotto gli aspetti sociali, della comunicazione e tu mi insegni quanto sia importante adesso certo. in questo momento, e soprattutto ti consente, anche non facendo grandissime produzioni, di avere il tuo giusto guadagno, certo, che è l'obiettivo. E tra le altre cose, diciamo, andare sulla valorizzazione dei beni a chilometro zero, dei beni primari, dei beni autoctoni, ci, in qualche modo ci porta a riscoprire anche e a smontare dei saperi comuni. Eh, parlavamo poco prima dell'origano. Eh, io, quest'inverno, a Natale, ho scoperto, grazie a Daniele Campana, che l'origano è un ottimo sostituente della vaniglia. Assolutamente sì. <ride> Soprattutto nei dolci: perché eh, questo signore, insieme alla, alla, alla condotta Slow Food, che cosa ha fatto? Si è inventato il panettone sibarita sarà un panettone salato, dice c'è scritto sopra eh, ingredienti principali, olio extravergine eh, di cassano, origano calabrese, dice sicuramente è un panettone salato. Invece no, allora eh, il progetto Il Sibarite nasce con un obiettivo proprio ben preciso, specifico. Specifico perché de ho deciso tramite le conoscenze che avevo in materia enogastronomica di portare avanti un progetto che valorizzasse una monocultivar che è la monocultivar più snobbata, secondo me, del panorama calabrese, che è la Grossa di Cassano. Ho conosciuto questa persona eccezionale. Si chiama Alessandra, fa un olio pazzesco e l'azienda si chiama l'Azienda Agricola Doria. E con lei abbiamo deciso di portare avanti questo progetto di valorizzazione di quest'olio. Perciò ho detto, quale potrebbe essere il, la chiave di rottura per rendere questo prodotto interessante anche a chi non lo conosce? andare a fare un panettone, tra virgolette, che mi permette di valorizzarlo con delle caratteristiche gastronomiche. Perciò abbiamo pensato di fare questo panettone fatto con eh, origano selvatico, arance candite e soprattutto la peculiarità di questo panettone non è quella di essere servito, tra virgolette, soltanto a fine pasto o, o altro o, a, o nelle festività, di essere un prodotto fruibile tutto l'anno. Perché? prendendolo, tagliandolo a fette, passandolo nel forno leggermente tostato con l'aggiunta di quest'olio che andiamo a mettere all'interno della scatola prende una conformità gastronomica completamente diversa, ti apre un mondo perché tutti i critici e tutte le persone comunque nel mondo food che l'hanno testato sono rimasti tutti entusiasti perché all'inizio hanno detto non funzionerà mai un prodotto del genere, non funzionerà mai un prodotto del genere invece gli ho fatto capire che com'è strutturato ti permette di essere usato sia come antipasto, perché tu immagina questo panettone ti viene presentato all'inizio di un percorso enogastronomico certo. finalizzato alla valorizzazione del territorio. Potrebbe andare benissimo al posto del pane che comunemente... Esatto, ti perché si accompagna bene poi con tutto, con tutto il resto. Della poi ti, armo ti parte la bocca, te la armonizza e ti prepara al percorso che tu vai, vai a fare. Lo puoi collocare tra, un, tra intermezzo... Tra il fine pasto salato e l'inizio pasto, pasto dolce, perciò loro lo chiamano entré del dolce, potrebbe essere usato anche per questo, e soprattutto può essere usato come dolce vero e proprio. Cioè, ecco la straordinarietà di questi elementi: dove sta? Nel fatto che non solo riusciamo, si riesce a valorizzare. La, il chilometro zero l'autoctono, eh, quello che nasce nelle, nelle, diciamo, nel nostro territorio, ma poi c'è questo studio meraviglioso dietro della, diciamo del, della gastronomia che porta eh, anche a concetti rivoluzionari della, ecco, eh, della, della cucina. Ci hanno dato proprio questo termine a questo panettone, il panettone più rivoluzionario del 2023 ecco, ah, è, il, è, il, è il Sibarito, Sibarito. e eh, Rivoluzionario io mi auguro che non lo sia però l'introduzione della farina, della farina di grillo. Daniele ride perché io comunque è, è un argomento su cui ci dibattiamo eh, da, qualche, da qualche giorno. E sappiamo tutti che l'Unione Europea ha dato in qualche modo ha liberalizzato. Ha, ha concesso la possibilità dell'utilizzo nella nostra alimentazione, nell'alimentazione europea, eh, della farina di insetto, eh, carica è sicuramente. Esatto, e specificatamente quella, quella di grillo, eh, sicuramente carica di proteine, quello Molto. che si vuole, ma sì. eh, Daniele, quanto diciamo, rischia di mettere KO, soprattutto per i costi che... Eh, L'accessibilità che avrà questo, questo prodotto, quanto rischia di essere KO il chilometro zero? Allora, su, su questo si potrebbe costruire un discorso che Infinito, infin sicuramente. sicuramente perché no, quello... Tu mi hai dato una visione prima, io l'ho condivisa, io te ne ho dato un'altra, tu l'hai condivisa. Perciò cerchiamo di fare un sunto e di capire un pochettino dove potrebbe essere la cosa interessante di questa farina di riso e dove potrebbero essere le criticità. Come si ragionava prima e si diceva che. Questo è un prodotto che è stato creato per andarsi a collocare in una fascia di mercato di nicchia dove già c'è un prodotto di nicchia e questo potrebbe andarlo a sostituire senza che questo venga and andrebbe a intaccare un pochettino quello che è la volontà della politica mondiale, mm -hmm. che è quella di ridurre un pochettino tutte quante le situazioni energetiche, abbattere i costi oppure non. non super sfruttare gli allevamenti di vacche, maiali, per andare a tirare fuori tutte le proteine che servono per andare a produrre quei prodotti che in questo momento sono tanti, tanto in voga, tra cui le proteine solubili, le barrette proteiche oppure quei, tutti quegli alimenti che hanno un alto tasso di proteicità. Allora, allevare il grillo in questo momento è ecosostenibile, perciò hanno detto perché non sostituire L'allevamento intensivo con l'allevamento ecosostenibile del grillo per produrre qualcosa che potrebbe essere funzionale all'alimentazione umana in questa direzione, visto che comunque non ha nessun controindicazione, potrebbe essere usata, però effettivamente dall'altra parte c'è il contro perché, come si ragionava prima, e dice allora la carne diventerà l'alimento di nicchia dei ricchi. Lasciami passare il tempo mm. perché, comunque, era questa la discussione di prima, è vero anche che. Se tutto il popolo, un pochettino mi rifaccio al passato e mi ricordo quando il mio papà mi diceva che la carne era l'alimento che si mangiava una volta a settimana, il pesce si mangiava due volte a settimana. Adesso abbiamo sostituito un pochettino questa modalità e andiamo a mangiare la carne quotidianamente sotto forma di fustel, insaccati, bistecche, petti di pollo, qualsiasi cosa. Perciò. È vero che, come dicevi tu, diventerà un prodotto per ricchi. Però è vero anche che questa alimentazione non è tanto consona anche al nostro corpo. Perciò l'industria per abbassare il prezzo ha dovuto fare questi allevamenti intensivi e questi allevamenti intensivi non sono proprio il matra per la nostra alimentazione. Ma ecco perché bisogna ritornare alla, alla, tradizione. alla tradizione, bisogna Previsto. fermare. Previsto. Da, diciamo, Bloccare gli eccessi. Sono d'accordo, su questo è l'obiettivo primario che mi sono posto io quando, quando parlo di produzione di pizza a chilometro zero oppure del, del, del territorio, perché il territorio non potrà mai produrre più di quanto esso produce e soprattutto la stagionalità. È un tema che mi tocca molto da vicino perché, comunque, sai benissimo che la gente adesso è abituata a entrare ovunque e a sì. mangiare ovunque, qualsiasi cosa. Basta, In che qualsiasi la vuole. basta che la vuole. Voglio la melanzana e voglio la melanzana 365 giorni l'anno. Anche questo mi ha reso unico perché sul territorio credo di essere l'unica pizzeria che propone solo e esclusivamente alimenti stagionali e soprattutto ho la forza. Psicologica e morale di dire al cliente: guarda, la melanzana vienitela a mangiare a luglio. Col, sono disposto anche a perdere il cliente perché comunque dentro di noi non c'è questa cosa. Se te lo dice il medico che ti devi prendere la medicina, sì. Però se te lo dice il pizzaiolo che non ti devi mangiare la melanzana. Eh sì, ti magari pensi, non l'hai trovata al negozio, qui. non hai potuto offrire. Benissimo, grazie, Daniele. Grazie. A Chiudiamo qui questo spazio ecco, di eh, riscoperta e tutela del patrimonio identitario culinario della Calabria del Nord-Est, della Sibaritia e del Pollino, eh, diciamo prendendo l'impegno di eh, in qualche modo andare a eh, declinare un po' tutti gli altri aspetti di questo, di questo mondo fantastico e meraviglioso eh, che vive ed è anche sostentamento per, per, il, nostro, per il nostro territorio. Per il momento è tutto, grazie ancora grazie. Daniele. Grazie. Eh, noi ci rivediamo settimana prossima con le nuove puntate dell'Eco in diretta. Per il momento è tutto, voi regia.